Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa celebra la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, celebrazione che appunto è diventata festa per volontà di San Giovanni Paolo II, in concomitanza con il fatto che egli l'ha elevata a compatrona d'Europa, insieme agli altri numerosi patroni d'Europa che sono Santa Brigida, San Benedetto e San Cirillo e Metodio. La storia di questa donna straordinaria che è morta martire nel campo di concentramento di Auschwitz, tristemente noto, nel 1941, è una storia straordinariamente avvincente, è una delle anime appartenenti al popolo dell'antica alleanza, ce ne sono state alcune, che ha prima incontrato Nostro Signore, che si è convertita, e poi ha abbracciato la vita claustrale diventando carmelitana scalza. Quindi poi durante la persecuzione nazista capite che purtroppo c'aveva due motivi per essere in odio ai nazisti, perché era ebrea, perché non è che si cambia di connotati con la conversione, e tra l'altro era una monaca, quindi entrambe le categorie furono oggetto di persecuzione da parte del nazismo, e quindi fece la fine che fece. È una storia molto molto bella, era una donna intelligentissima e una donna di straordinaria cultura, arrivata ai vertici, diciamo, del sapere accademico filosofico del suo tempo, perché era discepola di un grande filosofo, nonché suo assistente universitario, che è Edmund Husserl, fondatore di una novella corrente filosofica che era fenomenologia, che cercava di rileggere in chiave contemporanea, non sempre molto felicemente, però era un buon tentativo, gli scritti della dottrina di San Tommaso d'Aquino. Dentro questo orizzonte, e aiutata anche attraverso la conoscenza proprio degli scritti di San Tommaso, Edith, perché così si chiamava al secolo, Edith Stein, a un certo punto si convertì, incontrando fortissime opposizioni da parte della famiglia. Dopo la conversione ricevette il battesimo e iniziò il suo travaglio, che lo portò brevemente, poi conobbe gli scritti di Santa Teresa d'Avila, fu folgorata da quelli, e entrò in monastero. Ecco, monastero ad età abbastanza avanzata, perché c'era circa una quarantina d'anni, a quei tempi insomma i monasteri, le carmelitane scalze erano ancora monasteri che ti facevano correre, si dice oggi, insomma erano molto austeri, e all'inizio incontrò un ambiente anche un pochino ostile, perché voi capite, dice, questa chi si crede di essere, la dottoressa viene qui, e quindi nei primi anni fu abbastanza provata anche in monastero. Poi grazie a Dio ci fu una superiora intelligente, perché poi la divina volontà ci pensa sempre a mettere qualche toppa, che le permise, pur stando in monastero, di continuare evidentemente in maniera diversa a approfondire gli studi e soprattutto a rileggere soprattutto San Giovanni della Croce, oltre che Santa Teresa, con la sua intelligenza, quindi tirando fuori dei pezzi da 90 per quanto riguarda la dottrina soprattutto della croce. Infatti il suo nome sarebbe diventato Santa Teresa Benedetta della Croce, che approfondì questo concetto fondamentale sotto nella vita cristiana, perché della croce ne parla il Signore, ma poi in particolare della spiritualità carmelitana, che è tutta concentrata sul primato della croce e sul lavoro di Gesù crocifisso, lasciando alla Chiesa degli scritti straordinari, quindi di una grandissima bellezza e profondità spirituale e dottrinale. Proprio per questa figura, ecco, così concludiamo, ci ricorda anche una dimensione fondamentale del cristianesimo. Allora, voi sapete che il cristianesimo è fatto per tutti, cioè le persone ignoranti ed analfabeta possono essere grandissimi santi, e molte volte lo sono più delle persone dotte e istruite. Ricordate Gesù nel Vangelo, se ti ringrazio Padre che hai nascosto queste cose ai servienti e agli intelligenti e le rivelate ai piccoli. E così Dio ama scegliere i piccoli e le persone di nessun valore per fare le grandi cose, perché appaia evidente che vengono da Lui. Tuttavia il cristianesimo non è vero, come ci vorrebbero far credere oggi, che è la religione per gli ignoranti e gli stupidi, cioè per quelli che, siccome non ragionano, non capiscono niente, non sanno niente della scienza moderna, si rifugiano nella religione per dare delle risposte troppo semplici ai grandi problemi che invece i grandi scienziati conoscono molto bene. Questo non è vero, e lo hanno dimostrato le grandi menti che nel corso della storia della Chiesa, Santa Teresa Benedetta della Croce è una delle tante, non è l'unica,
hanno non soltanto con la loro intelligenza aderito al cristianesimo e quindi hanno compreso che la rivelazione è sommamente ragionevole, ma hanno anche messo la loro intelligenza e la loro cultura al servizio della diffusione del Vangelo e soprattutto come strumento per entrare in contatto, in dialogo appunto con le persone colte, sapienti e intelligenti. Il grande apostolo, ecco, è colui che, quello che è proprio dentro la dottrina cristiana, che è capace di renderla semplice per farla capire pure a un bambino, ma è anche capace di affrontare tranquillamente a testa alta, perché non abbiamo niente di cui vergognarci, i presunti dotti e sapienti di questo mondo, che però dalla sapienza divina vengono ridotti al silenzio e al nulla, sempre come dice San Paolo. Ecco anche la bellezza della nostra fede, no? Quindi accoglie e in essa gli ultimi sono i primi. Ecco, capite? Però ci sono anche i dotti e i sapienti che dal cristianesimo non sono disprezzati, d'accordo? O non sono strumenti di disprezzo del cristianesimo, ma dalla sapienza cristiana vengono elevati. Il primo grande testimone di questo fu anticamente San Giustino, un filosofo pagano che proprio conoscendo gli scritti cristiani alla luce filosofica si convertì. Ripeto, Santa Teresa Benedetta della Croce è stata una recente, sicuramente non l'ultima, testimone di questa grande fecondità. D'altronde dobbiamo pensare, se si entra in contatto con Dio, Dio è il creatore di tutto quanto l'universo, di tutto quanto lo scibile umano vero, ma secondo voi Dio lo conosce o non lo conosce? Io dico sempre ai ragazzini, ma secondo voi quando Gesù stava nella terra, stava qui, che faceva il falegname, quindi un lavoro manuale molto, molto materiale, dico ai ragazzi, ma secondo voi era capace a progettare un iPhone Gesù? Ma guarda, ma questo ha fatto tutto l'universo, sai che ci mette a banale con Gesù, non l'ha voluto fare, non è che non lo poteva fare, capite? Quindi tutto, questa è la grande intenzione di San Tommaso, tutto quello che è vero, tutto quello che è oggetto di scienza vera, non ti può portare lontano da Gesù. Questo era anche un grande cavallo di battaglia di San Giovanni Paolo II, per questo che gli sta simpatica Santa Teresa Benedetta della Croce, perché quando la scienza è vera scienza, ti porta sempre da Dio, perché Dio è la fonte della scienza. Tutte le cose che noi scopriamo, le leggi, la medicina, tutto quello, sono tutte quante cose che Lui ha fatto e ha stabilito, capite? Quindi non ci può mai portare lontano da Dio, purché sia una scienza onesta e non sia una scienza faziosa e di parte e ideologica, come ci ripete sempre Papa Francesco, che allora certamente diventa opposizione alla fede, instaurando una battaglia, un'opposizione che in realtà non c'è, appunto come i grandi geni cristiani hanno dimostrato. Siamo lodati Gesù e Maria.